No, dai, no, non ti arrabbiare. Sì, lo so che te li ho consigliati io. Sì, te li ho consigliati io, sì. Non ce l'ho il tempo di leggere l'ultima trilogia. Dai, porta pazienza, li leggerò. Sì, ti ho detto che li leggo. Ok, dai, va bene. Ok. Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Cosa voleva la Sara? Le ho consigliato di leggere i libri di Robin Hobb e poi io non ho letto l'ultima trilogia e lei non sa con chi parlarne e si è arrabbiata. Robin Hobb. Ah, quelli sui Lungavista. Sì, quelli. Oh, cosa ci devo fare? Non c'ho tempo. Li leggerò. Mi è venuta un'idea. Dimmi. E se facciamo un video su un posto con una storia analoga, così si placa? Non è una brutta idea. Dai, facciamolo. E così, per mitigare le ire funeste della milanese imbruttita, siamo andati a visitare il castello di Soave per cercare parallelismi con i libri di Robin Hobb. Per chi non lo sapesse, questa scrittrice ha pubblicato una lunga saga composta da diverse trilogie sulla stessa ambientazione e a volte con gli stessi personaggi. Sì, però in questo castello c'era un tipo che si chiamava Mastino, come nel Trono di Spade. Abbiamo sbagliato libro per caso? No, non esattamente, perché nei libri di George Martin Mastino era un soprannome, mentre il personaggio si chiamava Sandor. Nella storia del castello di Soave, invece, è facile incontrare personaggi con nomi particolari come appunto Mastino della Scala. Ma perché qui in Italia qualcuno vorrebbe chiamare così il proprio figlio? Non siamo mica in un libro fantasy. È presto detto. Devi sapere che nel 1200 si erano diffusi i racconti dei viaggi di Marco Polo alla corte del Gran Khan, che nell'immaginario collettivo era un personaggio da favola, ricchissimo e potente. Quindi della Scala, millantando una qualche lontana parentela con i Khan mongoli, presero a dare nomi di questo genere ai propri discendenti. Va bene, questa cosa dei nomi è interessante, ma torniamo al fantasy. Tanto per cominciare, nel castello di Soave, come nei migliori racconti, si può ancora oggi vedere una botola che fungeva al tempo da trabocchetto. Una cosa del tipo. Venga, gentile ospite, venga che le mostro che bella vista che c'è dal mastio. Oh, è proprio bello, ve! Si vedono tutti i vigneti fin là! Oh, stregheta, che peccato! Il gentile ospite è cascato nel buco! Oh, se dovevi eliminare qualcuno senza tanto clamore era l'ideale. Cadeva nel buco, chiudevi la botola e ciao ciao. Con il primo a cui facevi questo scherzo funzionava, ma quelli dopo non la sentivano la puzza? Tranquillo, gli scaligeri erano scafati e ci avevano pensato. Ogni tanto buttavano due badilate di calceviva e risolvevano il problema. E il trabocchetto non è la sola cosa che ricorda la letteratura fantasy, perché c'erano anche dei tunnel segreti che permettevano di fuggire dal castello di nascosto. Adesso purtroppo sono tutti crollati, ma pare che uno di questi uscisse in quello che adesso è il centro di Soave, proprio in un posto chiamato Cantina del Castello, dove si può andare ad assaggiare i vini locali. Me lo segno, perché tutto questo parlare e camminare mi ha messo una certa sete. Sì, ma ci andiamo dopo, perché adesso dobbiamo parlare degli scaligeri. Partiamo da Can Grande. Can Grande in realtà si chiamava Can Francesco, ma visto che era un bestione e amava le spade a due mani, lo soprannominarono Can Grande. Il Can Grande fu un grande condottiero, anche se in realtà non era davvero ferrato in strategia, sai? Lui era più un tipo prima attacca e poi rifletti, ma era anche un grande oratore. Seguiva gli ideali cavallereschi alla lettera e
era amato dal popolo e, sebbene fosse sostanzialmente un tiranno, era comunque un buon governante. Uno così i sudditi sperano sempre che campi almeno 100 anni, e invece no. Il Can Grande morì a 38 anni, il giorno prima stava benissimo e quello dopo era morto. Dicono avesse cavalcato a lungo in una calda giornata estiva, solo per fermarsi a bere ad una fontana d'acqua ghiacciata, e questo gli provocò un malore così grave da portarlo alla morte. Sta faccenda mi puzza di avvelenamento lontano un miglio, eh? Un pochetto sì, infatti si speculò sulla causa della sua morte per secoli, e nel 2004, per togliersi la curiosità, un gruppo di ricercatori riesumò il suo corpo e lo analizzò. Aspetta, aspetta, fammi indovinare, era veleno. Ovviamente sì, ma qualcuno sostiene che forse lo assumesse in così grande quantità come medicinale. O magari lo aveva ingerito accidentalmente. Certo, come no? In effetti, così a naso, non è che serve Sherlock Holmes per capire che l'ipotesi dell'avvelenamento è ancora la più probabile. C'è poi da dire, e qui arrivano i veri parallelismi con i libri di Robin Hobb, che gli Scaligeri erano belli ferrati in fatto di omicidio. Assolutamente vero. Per esempio, Can Signorio, quello che aveva fatto fortificare la città di Soave e migliorato le difese del castello, durante la sua vita fece ammazzare entrambi i suoi fratelli per tenersi il potere. E proprio come nella saga dei Lunga Vista, anche gli Scaligeri si avvalevano dei servigi di un assassino di corte. Sì, ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ricordi che in quei libri le persone davano nomi ai figli in base alle caratteristiche che speravano sviluppassero crescendo? Certo che lo ricordo. C'erano personaggi che si chiamavano Pazienza, Sagace, Veritas. Ecco, e sai come si chiamava l'assassino di corte degli Scaligeri? Che tu ci creda o no, si chiamava Cortesia. Cortesia? Esatto, si chiamava Cortesia Serego e alla morte di Can Signorio ebbe il suo bel da fare, perché gli eredi erano due fratellastri. Il maggiore era Bartolomeo, non molto intelligente, ma di indole mite e amato dal popolo, mentre il fratello Antonio... La so. Di certo era una carogna. Lo era davvero. Tanto che veniva descritto come intelligente, ambizioso e spietato. E in più, la sua matrigna non faceva altro che ripetergli quanto sarebbe stata migliore la sua vita se fosse stato figlio unico. Ma allora è proprio come tra i principi Veritas e Regal nei libri. E dimmi, Antonio cercò di far ammazzare Bartolomeo? Ovviamente, ma Bartolomeo si accorse che tirava una brutta aria. Così impacchettò tutta la sua roba, disse a tutti che andava in vacanza col suo buon amico Galvano da Poiana e prese un biglietto di sola andata per il regno di Napoli. Anche Poiana è un personaggio dei libri della Hobb. Lo so, ma adesso resta concentrata su Bartolomeo, che si ritrovò bloccato da uno sciopero dei cavalli e così, invece di partire, fu raggiunto da 26 pugnalate per cortese concessione del nostro cortese Cortesia, che, sempre cortesemente, non mancò di far fuori pure l'amico Poiana. E così suo fratello Antonio si prese la signoria, giusto? Sì, ma poi dilapidò l'intera fortuna accumulata dalla famiglia e vissero tutti felici e contenti. Bella tutta questa storia, ma ce n'è ancora una che non abbiamo raccontato, quella di quando Rolando de Rossi, signore di Parma, prese il castello. Quella però non sembra tanto una storia uscita da un libro fantasy. No. Però mi piace molto perché la trovo incredibilmente realistica. La storia in breve è questa. Il castello di Soave fu preso dalle truppe di Rolando de Rossi, signore di Parma, nel 1338, ma non riuscì a tenerselo perché le sue truppe avevano avuto uno scontro incontro con il vino di Soave. E così, quando il mastino attaccò per riprendersi il castello,
li trovò tutti ubriachi. E a imperitura memoria di questo epico scontro tra i parmigiani e il vino di Soave, nel cortile del castello rimane ancora un affresco che racconta la vicenda. E adesso, col nostro grande spirito da rievocatori, siamo a Soave, noi siamo di Parma, andiamo ad indagare la cantina di cui parlavi per vedere se possiamo rimettere in scena questa storia. Allora, piaciuto il castello di Soave? A noi è piaciuto tantissimo, ma per non fare la fine dei soldati di Rolando, prima di visitare le cantine, siamo andati a mangiare alla Bigoleria della Rocca. Buona la Bigoleria della Rocca! Se siete in visita a Soave, noi ve la consigliamo. E comunque ricordatevi che Soave è anche stato eletto Borgo dei Borghi 2022, quindi vale la pena una visita. Assolutamente sì. Cosa c'è? Ma ho un dubbio. Dimmi. Il giro è stato fighissimo, ma avrà placato la Sara? No, figurati. Secondo me no. Potrei sbagliarmi. Magari lo scopriamo nei commenti qui sotto. Sara, mi hai perdonata? Venite anche voi a scoprire se la Sara l'ha perdonata. E intanto che ci siete, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi, date un'occhiata al nostro blog e ai social. E ci vediamo martedì prossimo, sempre verso le 18, per il nuovo video. Ciao! Ciao!